Sono parti politiche che stanno facendo la guerra a questo tipo di esercizio. Sì, ci sono, non, come dire, no, non voglio entrare in politica visto che ci ho passato la vita. Noi abbiamo una legge, che è la 162 del 2016, che definisce cosa ha effetto drogante in Italia. I prodotti, la canapa può essere seminata con la presenza dello 0,2% di THC nel seme e alla raccolta può avere un massimo di 0,6% di THC. Ovviamente il CBD non viene preso in considerazione perché abbiamo visto che ha effetti benefici e quindi ormai la scienza l'ha cassata dai prodotti droganti. Il 31 di maggio c'è stata una sentenza della Cassazione che dice tutto senza dire nulla, nel senso che ci conforta nel dire che in Italia è permessa la commercializzazione dei prodotti che commercializzo io, quindi l'alimentare, la cosmesi, il tessile e la bioedilizia. Queste sono, come dire, ancora una volta certificati come prodotti che si possono commercializzare senza nessun problema, anche perché voglio dire, la presenza del THC è praticamente pari a zero. Mentre dice che è vietato vendere le infiorescenze e le resine, cioè quella che viene chiamata la marijuana e l'hashish per capirci. Ma la parte finale della sentenza dice una cosa che ribalta tutto, nel senso che dice che a meno che non contengano sostanze droganti, che è esattamente quello che dice la legge 162. Non è considerata sostanza drogante il fiore o la resina che ha un quantitativo di THC inferiore a 0,6. C'è stata questa ondata tra maggio e giugno anche di chiusura di negozi, o erano, come dire, fuori legge, nel senso che all'interno del negozio avevano prodotti con infiorescenze al di sopra del limite. Quello è un problema personale, nel senso che tu hai deciso di vendere cose che sono vietate, oppure la maggior parte delle volte i prodotti sono stati testati e sono stati riconsegnati al commerciante perché non avendo un quantitativo di THC superiore a quello che la legge permette, o puoi vendere, anche se ancora un pochino la polemica è smontata. In Parlamento ci stanno sei proposte di legge, quasi tutte fatte dal Movimento 5 Stelle, alcune da parte del PD e una da parte di LeU, che vorrebbero finalmente, come dire, anche stabilire cosa si può fare e cosa non si può fare, perché io capisco chi come me no, perché voglio dire, alla mia età non gioco il problema dell'investimento, ho fatto delle scelte, ma un ragazzo che ha 20 anni, 25 anni, che investe un piccolo capitale o un grande capitale per aprire un'attività, pagarne l'affitto, rimetterlo in moto, fare tutte queste cose e non sa cosa può fare e cosa non, è un problema. Questo ultimo anno, tra il 2018 e il 2019, sono circa 4.000 le attività che sono state aperte e chiuderle sarebbe veramente un peccato e una botta all'occupazione non indifferente.